Questo disco è nato nel 2000, diciamo nella mia idea nel 2017, nel senso che ho iniziato dopo la pubblicazione del precedente album a girare il mondo, a girare tantissimi paesi e incontrare diverse culture, veramente dall'Australia, al sud-est asiatico, il Giappone. E questo mi ha insegnato tantissimo. Io avevo appena terminato gli studi universitari a Milano, relazioni internazionali, e cercavo attraverso la musica di conoscere i paesi, luoghi e culture completamente diverse dalla mia. E questo cercavo di tradurlo in musica. E da qui, dopo 3 anni, siamo arrivati ad oggi e sicuramente, nonostante questo momento negativo e storico che stiamo vivendo, io credo che il mio album debba lanciare un messaggio di speranza, di condivisione e tutti insieme possiamo superare questo momento. Rispetto ai precedenti due album, ho deciso di registrare con un'orchestra di 21 elementi alla Mosfilm Studio a Mosca. Diciamo che l'orchestra, il senso dell'aggiunta dell'orchestra rispetto al pianoforte è quella di valorizzare la melodia, che diciamo a me piace evidenziare nelle mie composizioni, e oltretutto uno sviluppo anche armonico per poter, diciamo così, dare quella sensazione di creativa e di freschezza. L'orchestra per me è centrale perché comunque diciamo, aumenta quell'idea creativa che nasce da un semplice pianoforte. E poi registrare con un'orchestra vera, questo è un'altra cosa molto importante, soprattutto in un'era veramente digitale, dove tutto è digital. Registrare con un'orchestra era un obiettivo che avevo in quest'album e per questo sono molto contento. Sono 7 tracce pianoforte orchestra, poi comunque 2 tracce pianoforte solo. Ho mantenuto comunque all'interno dell'album sempre, diciamo così, la purezza del suono del pianoforte e poi 2 brani, pianoforte e violoncello. Insieme al pianoforte, il violoncello è uno strumento che amo molto e ho deciso appunto di scrivere anche 2 pezzi dedicati a questi due strumenti. A me è sempre piaciuto come compositore, come modello, chiaramente partendo da Morricone, anche Wim Mertens, che è un compositore belga. Famosissimo, diciamo, diventato famoso per la colonna sonora di Struggle for Pleasure e per me lui è stato, l'ho ascoltato tantissimo quando ero proprio piccolo, da 15-16 anni ed è stato per me un gran riferimento. E poi ovviamente tutti gli altri compositori, da David Lanz, che uno magari non conosciuto, ma negli Stati Uniti comunque ha fatto tantissime colonne sonore, ha fatto. Quindi diciamo che a volte, cioè, i miei riferimenti non per forza sono comunque fenomeni poi diventati commerciali, anche se Wim Mertens lo è diventato, lo è stato comunque. Credo che ascoltando la mia musica con delle immagini, probabilmente arriva appieno qual è il mio messaggio artistico da compositore. La mia idea era quella di veramente far vedere da dove è nato quest'album, ma proprio anche nell'immaginario più assurdo. Io l'aereo è un luogo dove io ho sistemato dei pezzi, ho scritto dei pezzi perché viaggiavo tantissimo. Quindi volevo far vedere proprio questa cosa. Logisticamente è difficilissima perché so che in tanti provavano a fare questa cosa, però ho creato una bellissima sinergia con una compagnia aerea privata e l'aeroporto di Lugano e abbiamo fatto questo evento. Dove appunto io ho performato dentro l'aeroplano, dentro l'aereo, sorvolando proprio il lago di Lugano e il lago di Como. Poi sono atterrato e ho fatto questo concerto con un pianoforte a coda proprio in mezzo alla pista dell'aeroporto. Ed è stata un'esperienza incredibile, nel senso che comunque anche adesso ci sono delle persone che mi chiedono di fare più spesso queste cose ed è diventato un progetto, si chiama Flying Notes, è un progetto che sto coltivando e voglio portare avanti. Con Kel 12 National Geographic Expedition è nato questo progetto molto molto bello, un'affinità
artistica molto bella. E da qui abbiamo progettato non soltanto creare un semplice contenuto, ma andare oltre, regalare un'esperienza anche al pubblico di partecipare a quello che io poi vado a fare. Quindi il progetto che era in programma questo fine marzo è stato rimandato a novembre per ovvi motivi. Prenderanno parte delle persone che insieme a me si partirà da Malpensa, si arriverà appunto in Oman e saranno 5 giorni in viaggio con Alessandro. Quindi si visiterà ovviamente la capitale dell'Oman, altri luoghi e poi nel Wadi Bassend, che rimane a circa 3 ore dalla capitale Muscat, farò un concerto con un pianoforte verticale completamente spoglio, con ovviamente il nulla intorno a me. E le persone che parteciperanno a questo evento progetto, perché l'idea è quella poi di costruire in futuro altre esperienze simili. È un progetto a cui tengo tantissimo perché per ora è solo nell'immaginazione, un concerto nel deserto, però non vedo l'ora di vivere questa esperienza.